Vai. Ale. Grazie all'associazione Inspire, che ha organizzato una gara amatoriale di arrampicata, ho potuto intervistare diverse persone con molta esperienza, tra cui diversi tracciatori, per chiedere consigli sull'allenamento e sulle cose a cui fare attenzione le prime volte che si va in falesia. 2 minuti, neanche, 1 minuto e mezzo, scaldatevi! 1 minuto, sta per iniziare il secondo turno qui della gara per Inspire, della gara Vertical Park. Il secondo turno, vediamo cosa faranno questi giovani atleti, gara amatoriale, vediamo su cosa si buttano. Climbing No Big e Inspire vi danno il benvenuto. Ciao Alice, buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Allora, tu sei co-organizzatrice di questo evento di Inspire tramite l'associazione Inspire, giusto? In che consiste questo evento, brevemente? Sì, questo evento è il secondo che facciamo, è una gara di arrampicata indoor a sostegno di Inspire, in particolare del progetto Scuole. Tu hai una lunga esperienza outdoor, oggi fai una gara indoor, come ti senti? Allora, prima di tutto sono nata nell'outdoor, però poi piano piano mi sono appassionata sempre di più anche all'indoor, perché è molto divertente, quindi in realtà non vedo l'ora. Ciao Daniel. Ciao Giuseppe. Allora, tu sei uno dei tracciatori, dietro vediamo alcune delle cose che hai tracciato. Le mie creazioni. Che secondo me sono abbastanza difficili, perché vedo che c'è poca gente. Lo penso anche io, mi odieranno a fine gara. Quando mi capita di fare outdoor faccio soprattutto multi pitch o trad. Un pochino più a destra, perfetto. Ciao Andrea, piacere di conoscere. Ciao, piacere. Allora, tu sei uno dei tracciatori e organizzatori di questo evento. Esatto. Com'è stata la tracciatura? A cosa ti sei ispirato? A qualcosa di outdoor che conoscevi oppure più a un discorso atletico? No, ho pensato ai movimenti e in base ai movimenti ho assemblato e montato le prese sulla parete. Un consiglio per chi non è mai andato outdoor, che va le prime volte in falesia ma ha sempre arrampicato in palestra? Appunto, essendo molto più ricco di input da tutte le parti, è un ambiente in cui bisogna concentrarsi molto di più sull'aspetto mentale. Ringrazio anche la Vertical Park per aver ospitato questo evento e per averci permesso di girare questo video. Ciao Andrea, piacere. Ciao, piacere. No, senti, tu hai una lunga esperienza outdoor. Sì, esatto. Io sono 30 anni circa che scalo in falesia. Che differenze noti tra chi è prevalentemente uno da palestra e uno da falesia? Ok, vabbè, la grande differenza è soprattutto nella capacità di lettura dell'itinerario, che diciamo nell'ambiente outdoor è più rapida, in quanto le prese sono evidenti, diciamo, mentre invece su roccia capire e scegliere l'itinerario richiede una capacità di lettura più importante. Cioè. E per chi si è allenato in palestra e decide di cominciare ad andare fuori, che suggerimento daresti? Intanto è sempre il primo di divertirsi, quindi la sicurezza prima di tutto, quindi conoscere bene le manovre di base, la rinviata, come fare sicura, come andare da primo. La differenza sostanziale tra l'outdoor e l'indoor secondo me è la visualizzare le prese, quindi chilometri su pareti, quindi scalare tanto, farsi una buona tecnica automatizzata, quindi non dover pensare a cosa fare ma sapere come mettersi in equilibrio. Ciao Giulio. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Stato contento di ritrovarti qua. Anch'io sono molto contento. Allora, tu hai una lunga esperienza sia come trek che come scalatore e come arrampicatore. Mm-hmm. Secondo te differenze fondamentali una o due tra l'arrampicata indoor e outdoor? Beh, sicuramente l'arrampicata indoor è un ambiente molto più protetto e sicuro rispetto a quello che si fa arrampicando in falesia, outdoor. A mio parere la componente ambientale, nel senso tutto ciò che circonda il tuo gesto arrampicatorio. Il gesto potrebbe sembrare lo stesso, però i fattori ambientali che possono influenzare l'aspetto psicologico nell'outdoor sono molto più importanti rispetto all'indoor.
specialmente i piedi. In falesia possono essere molto più piccoli e subdoli i piedi. Per questo bisogna un po' aprire la mente quando si va fuori rispetto a quando si sta in parete in palestra. Se il video vi piace e volete aiutarci a crescere, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Dateci un like e insieme costruiremo una community di appassionati. Per esempio, sull'allenamento indoor, no? Sì. Per andare poi outdoor, che consigli daresti a uno che vuole andare outdoor e non c'è mai andato? Ok, io consiglio più che altro un allenamento più orientato magari sulla resistenza, che è quello che poi diciamo che si viene a trovare in ambiente appunto outdoor. Nel boulder parliamo di 5-6 movimenti esplosivi. Quando andiamo a fare un itinerario di arrampicata sportiva, arrampichiamo per 20-30 metri, magari andiamo a eseguire 30-40 movimenti, per cui lavoriamo più sulla resistenza. Quindi di non puntare alle prestazioni al grado, a fare cose difficili, ma al divertirsi, a godersi l'estetica del movimento, l'armonia dei gesti. Non volare. Non volare e cercare il percorso. Sì, però lì non perderti, stiamo sottogradati, quindi diciamo che c'è sempre quel margine in più. È normale. Se invece in falesia vuoi fare il grado, ecco, hai anche, se vai a vista, la cosa di dover capire dove andare e trovare la strada giusta. Un consiglio a chi si allena prevalentemente in palestra con ciao da poco e vuole andare a scalare fuori? Allora, intanto sospensioni, perché andando fuori quello che facciamo prima di tutto è tenere le prese, quindi dobbiamo allenare le dita, le mani a tenere le prese. Dopodiché secondo me è fondamentale la parte tecnica, perché i piedi giganti, questi volumi che vediamo in palestra, fuori su roccia non li troviamo, quindi abituare il piede ad essere messo preciso con la punta, a guardarlo, ad abbassare i talloni, a mettere bene il piede, a caricare l'appoggio. Ciao Alberto, piacere di conoscerti. Ciao, piacere. Senti, prima gara indoor o hai fatto altre gare? Sì, diciamo prima gara in realtà. Senti, che consiglio dai a chi inizia questo sport? Divertirsi, iniziare piano piano, senza bruciare le tappe, perché inizialmente sembra tutto impossibile, anche semplicemente appendersi ai primi ostacoli, ai primi appigli, sembra una cosa, un ostacolo insormontabile, ma poi la forza aumenta delle dita, delle braccia e quindi le cose vengono, non bisogna bruciare un po' le tappe. Non sei mai andato outdoor tu? No, mai. Pensi di andarci? Sì. Fai un allenamento in funzione del fatto che andrai outdoor oppure ancora no? No, per il momento solo indoor. Quando ti alleni indoor, non cercare di concentrarti magari su un blocco solo, cercando il più possibile di massimizzare un singolo movimento, ma cerca di apprendere più movimenti possibili, perché è quello che ti ritroverai a fare quando scalerai in falesia. Perché le vie sono un mix di molti movimenti, non solo uno o due. Quindi variare tanto. Variare tanto. Grazie Alice, in bocca al lupo per la gara. Crepi! Ciao Alice, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Allora, tu sei una delle organizzatrici di questo evento. Sì, esatto. Inspire di chi si occupa? Perché avete organizzato questo evento? Allora, questo evento è stato organizzato proprio a sostegno di Inspire, che è un'associazione che abbiamo fondato 5 anni fa e che si occupa di promuovere stili di vita più sostenibili. E tra le varie cose abbiamo un progetto per le scuole che si chiama Refresh, che ha proprio l'obiettivo di portare l'insegnamento di stili di vita più consapevoli e sostenibili nelle scuole, ed è il motivo della raccolta fondi di questo evento, cioè tutti i fondi raccolti, tutte le donazioni per partecipare a questo evento saranno devolute proprio al progetto Refresh. Ci saranno altri eventi come questo? Beh, questa è la seconda edizione appunto di Uniti per Inspire e speriamo insomma di riuscire a farne almeno una l'anno. Il riscontro sembra essere veramente molto bello e quindi speriamo che ce ne saranno altri, sì, certo. Tu arrampichi, scali? Sì, beh, oddio, scalavo, è sempre stata una mia grandissima passione, tuttora scalo, non più assiduamente come prima, purtroppo però è sempre stata nel mio cuore, assolutamente. E chi non è mai andato outdoor e comincia ad andare outdoor adesso? Allora, sicuramente di non improvvisarsi e poi di ricordarsi che appunto siamo ospiti in un ambiente che non è antropocentrico e che quindi
va tutelato e soprattutto va rispettato. E adesso, dopo tutte queste interessanti riflessioni, vi lascio ai momenti più salienti delle finali di questa gara di arrampicata. Brava, vai, vai! Ringrazio tutti i tracciatori e gli scalatori che hanno contribuito a questo video. Sul nostro canale Climbing No Big potete trovare molti altri video che vi saranno utili, soprattutto se siete alle prime armi e in particolare se volete cominciare ad andare ad arrampicare outdoor.